Panchine girevoli nel girone H di Serie D, dove il Castellano non ha ancora stabilito chi sarà il successore di Vincenzo Feola per la guida tecnica dei salentini in vista del prossimo campionato. L'unica certezza ad oggi sembra essere quella della non riconferma dell'allenatore campano con i rossoazzurri. Attualmente lotta 2 per la guida tecnica del Casarano. Sono infatti i profili di Ciro Danucci e Massimiliano Tangorra ad essere in pole per il dopo Feola. Danucci, dopo la separazione con Linardò, adesso potrebbe restare sempre nel Salento, appunto sponda Casarano. Un giusto riconoscimento per un giovane allenatore che ha la prima esperienza in panchina. Tanto bene ha fatto con la squadra granata, sfiorando per poco anche l'accesso ai playoff. Puntare su Danucci potrebbe essere da una parte una sorta di scommessa, dall'altra, se si dovesse confermare l'ottimo allenatore che è stato quest'anno con il Nardò, potrebbe essere un valore aggiunto non indifferente alla causa Casarano. L'alternativa a Danucci invece si chiama Massimiliano Tangorra, classe 70, due stagioni fa tecnico del Barletta, ma che vanta esperienza anche in Serie C alla guida del Monopoli. Finora ci sarebbe stato soltanto un colloquio esplorativo tra le parti, ma già nelle prossime ore il discorso potrebbe essere approfondito.